Altri benvenuti a Linea Verde, mamma mia che bello! E qui portano, questa è l'antica moneta dell'antica Atria, perché prima Atria era Atria. Ecco qua, qua battevano moneta ancora prima di Roma, a 2500 anni, esatto, vero? Esatto. Quindi antichissima. E che cosa rappresenta? Rappresenta il viso di un guerriero, di un antico guerriero. Ecco, allora la rimettiamo qui, sia mai. E noi andiamo a vedere quali sono i piatti tipici, le tradizioni di questa bella Abruzzo che ci ha accolto oggi. Buongiorno a tutti signori, buongiorno, 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 salve, salve, buongiorno. Allora cosa abbiamo qui come piatto io tipico? Io presento il brodo col cardo e... Allora il brodo col cardo, sì, è questo, sì, sì. E il cardone, il sì. Brodo che si fa con il cardo tagliato a pezzetti. Sì, a pezzetti, sì. Poi il brodo di gallina, poi giusto. Il caldo, fatta a pezzetti, parmigiano e uova. Ecco, e questo qua tutto sì. Insieme, l'uovo strapazzato sì. All'interno, è un piatto tipico sì. Proprio del Natale. Va bene, allora assaggiate pure, anche se fa un po' freddo oggi, devo dire, permesso? Eccoci qua, buongiorno. E qui queste cose che cosa sono? Io non ho mai visto. Venga, venga, venga. Ma che bello, questo è un salume? Sì, questo è un salume, la ventricina teramana, un prodotto tipico del nostro territorio che veniva fatto anticamente storico, diciamo che è un cavaliere di battaglia del nostro territorio. Allora, vediamo come si fa, andiamo di là che ci sono tutti gli odori. Allora, intanto qui hanno preparato i peperoni, le arance, la buccia d'arancia, poi il pepe, peperoncino, sale, con la sì. Carne di? Carne di maiale con tutti questi aromi naturali. Quindi si faceva col freddo quando si ammazzava quando il maiale? Quando si ammazzava il maiale in mese di dicembre, gennaio, a temperatura ambiente che ci abbiamo pure oggi. Allora complimenti, facciamo altre ventricine, prepariamo l'aperitivo anche per oggi che tra un po' è l'ora di pranzo. Bravi, allora andiamo di qua. Allora arriviamo alla chitarra, gli spaghetti alla chitarra. Buongiorno, buongiorno due chef, ma io, scusate, vado dalle alle mie signore. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Tutto bene. Sì. Allora, come si fanno? Intanto diamo la ricetta per lo spaghetto alla chitarra che si fa sempre a mano. Sì, sì, sempre. A mano. E poi, come si chiama questa cosa che sta facendo? Inchitarrare? Catarrare. Come? Chitarrare in italiano, in dialetto noi diciamo catarrare. Catarrare, catarriamo, è giusto, è più alto questo dialetto. Allora catarriamo qua, vediamo, intanto oggi fa un po' freddo, la pasta mi sa che sì, sei ghiacciata. Però viene? Bene, sì. Io vorrei vedere, un attimo, vorrei sentire un applauso quando è stata fatta la catarrata. Un attimo, perché qua, allora, oh, ci siamo, eh? Sì, ci siamo, oh, guardate che bello, un applauso è venuta su, bella questa chitarra, questi spaghetti alla chitarra. Ma io sento un profumo, qua le pecore non danno soltanto la carne ma danno anche il formaggio, certo. Eh? Che cosa abbiamo qui? Abbiamo un pecorino stagionato con la lacrima. Vabbè, che cos'è questa lacrima? La lacrima viene, diciamo, si ottiene quando arriva la fermentazione. È un latte che contiene abbastanza grasso. Ecco, lei parli e io assaggio, altrimenti che ci sta a fare? Poi al raggiungimento della maturazione si ottiene con la lacrima, anche se adesso non è il periodo, perché il periodo è verso giugno in poi. Ma siamo sicuri che... ma è buono questo pecorino? Ma in Abruzzo siete tutti così ricettivi, rispondete subitissimo. Allora, vediamo. Anche perché siamo buongustai. Io non parlo più, come si dice? Resta qua. È buono, resto qui in Abruzzo. Va bene. Allora, un altro profumo che ci accompagna, ci ha accompagnato per tutta questa puntata, è il profumo... Venga qua, e dove va? E no, venga pure lei. È il profumo di questa carne di pecora che è eccezionale. Ma l'arrosticino come si fa? Si fa a mano innanzitutto. Si deve tagliare la carne, sì. Si affetta, e dopo si taglia a pezzettini, ecco. E si mettono nei ceppi. Si mette nei ceppi, ma la cosa più bella è questa. Come viene qua? Venga qua. Okay. Allora, normale, però per noi non è normale, perché io non ho mai visto questa griglia così piccola. Un po' di sale. Un po' di sale, ma la griglia deve essere piccola, altrimenti perché che succede? Gli stecchini, la carne va dentro, gli stecchini va fuori. Lo stecchino va fuori, altrimenti perché mi brucia il si legno. Si brucia gli stecchini. Ma uno posso assaggiare questo qua? Mo sei un questo un qua, io me lo scelgo.
macchina per il tuo caldo. Caldo, eh? Sei cotto? Ti piace? Buono. Signora, lei mangia la rosticina. Come no? Tanto. Buono, bravo. Bravo, un bel applauso pure a lui. Glielo facciamo. È la nostra specialità di anni. La nostra specialità di anni. È buono, infatti. Allora, dal rosticino al tacchino, perché con il tacchino abbiamo recuperato un'antica ricetta, vero? Esattamente, esattamente. Questa il è un'antica, tacchino alla canzanese. Alla canzanese, è un'antica ricetta originale che si tramanda di generazione in generazione. Praticamente intorno alla metà del 1800 si scoprì che facendo questo brodo di tacchino la mattina si metteva a raffreddare, la sera si formava questa gelatina che rendeva molto più esaltato il sapore della carne. La gelatina si forma perché? Si forma perché sono i nervi, ecco. I nervi all'interno del quindi il tacchino alla canzanese si mangia con il tacchino allora, cotto, la gelatina, che è proprio la particolarità di questo tacchino. E tutto intorno che ci mettiamo, che io ci vedo mettiamo, qua? Ci mettiamo le zucchine scottate, poi ci sono anche le carote e anche i chicchi di melograno. I chicchi di melograno, quindi contrasto anche in questo. Venite qui in Abruzzo a mangiare il tacchino, gli arrosticini, ma soprattutto a bere questa birra artigianale, perché questa è una birra fantastica. Allora, intanto voi la produzione della birra artigianale l'avete iniziata quanto tempo fa? Un paio d'anni fa. Un paio d'anni fa soltanto. Io ho appena assaggiato un arrosticino. Intanto vedete che questa birra, a differenza delle altre, è torbida, non è filtrata. È abbastanza strutturata, è molto corposa, per cui con gli arrosticini si sposa benissimo. Complimenti, guarda, sono arrivati a bere la birra, è qua dietro. E come potevano mancare i dolci? Buongiorno, buongiorno signora, ma che bella, ma lei ha la sciarpa come linea verde, venga qui, che bellissima, bella come lei, si faccia vedere, bella e brava, oh grazie. Allora assaggiamo un dolce qui, come si fanno questi dolci? Allora si fa l'impasto con l'olio, la farina, un uovo e lo zucchero e poi si mette come aroma l'anice che è buonissimo, fa bene l'anice, tanto. Poi si impasta? Si impastano, deve venire un impasto semiduro, dopodiché, ecco, questa è la particolarità. Esatto. Come si chiamano questi dolci? Le pezzelle. In dialetto abruzzese si chiamano le pezzelle. Le pezzelle. Lei è bellissima, va bene. Lei è ancora più bella di me. Meno male, ma c'è una bella coppia. Però ascoltami cara, sì. Quando ero verde io, ero come te. Ma là! Ti è piaciuta? Bellissima, per linea verde è fantastica. Se vuoi venire ad Atri, la mia casa è aperta. Va bene, verrò a trovarla. Vediamo come si fanno le pezzelle. Questo ferro viene riscaldato sulla fiamma a fuoco vivo. Apri. Dopodiché si apre, al momento in cui è ben riscaldato, si mette un cucchiaio al centro e si crea questa... Lo si mette tutto. Lo si rimette sul fuoco e lo si gira per non farlo bruciare. Provare per credere. Buonissimo, venite qui. Buona come te. Va là, grazie signora, grazie. Io vado avanti perché non c'è soltanto la pezzella, ma qua c'è anche il pan ducale. Il pan ducale che è un dolce proprio tipico di Atri. E si fa tutto l'anno. Sì, si fa tutto l'anno. Cosa ci mettiamo? Qua c'è la mandorla. Sì, mette un impasto di mandorla e cioccolato. Soprattutto a base di mandorla e cioccolato. È un dolce di un'antica tradizione atriana che noi facciamo tutto l'anno. E lo fate solo voi? Sì, lo facciamo solo noi. Allora, bel brindisi, lo facciamo proprio con i vini delle colline del Teramano, di questa meravigliosa provincia. Io vi ringrazio ancora per averci accolti a noi di Linea Verde, grazie mille perché sono veramente, siete bella gente, complimenti. Allora, questi vini, intanto noi lo conosciamo, il vino Clou, che è il Montepulciano, un vino DOC, il Montepulciano d'Abruzzo, che ha vinto un sacco di premi ed è buonissimo. E poi cos'altro c'è come produzione? Beh, questa zona che si chiama Colline Teramane, che è un po' tutta la provincia qui dove siamo noi, è una delle pochissime in Italia dove si può produrre un vino che è oltre la DOC, è una DOCG, è un vino che è considerato ancora di maggior pregio, è un riconoscimento di vocazione
che pochissime aree in Italia hanno. E poi naturalmente cosa abbiamo di bianco oltre a Montepulciano? Un vitigno antico che è stato recuperato, che si chiama Pecorino. Pecorino, sempre più conosciuto ed è buonissimo. E poi, il Trebbiano. Il Trebbiano che lo conosciamo. Allora io direi, versiamo questo Montepulciano d'Abruzzo. L'abbiamo già aperto? Bene, bene, bravi. Che siamo pronti per fare il nostro brindisi di fine puntata. Guardate che bello questo colore, proprio un rubino acceso, eh? Brava, proprio qui. Cin! All'Abruzzo, alla provincia di Teramo e a tutti questi bei signori! Complimenti Acri, complimenti, grazie per essere.